Grandissimi, carissimi, stimatissimi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5. Oggi domenica 24 febbraio, splendida giornata di sole, temperature che oscillano fra gli 8 e i 9 gradi. Allora noi ne approfittiamo per esplorare una zona nuova, un pezzo nuovo del sentiero famosissimo S1 del Roero. Ci troviamo in questo momento a Baldissero d'Alba. Inizieremo ad esplorare un nuovo tratto, come dicevo, con partenza qua da Baldissero d'Alba in direzione Sommariva Perno, dopodiché direzione sempre ancora verso sud, Pocapaglia. Bene ragazzi, allora questa che state vedendo è Piazza Martiri di Baldissero d'Alba. Noi prendiamo adesso in direzione qua della rotonda dove inizia la strada per Alba e cerchiamo il punto di partenza dell'S1. Dalla Piazza Martiri prendiamo un pezzo per strada Belvedere seguendo in direzione dell'S1. Dopo circa 100 metri di strada Belvedere troviamo sulla destra il bivio, una biforcazione dove dobbiamo girare S1. Centro sportivo Roero, Sommariva Perno e poi successiva tappa verso Pocapaglia. Per cui noi procediamo seguendo adesso l'S1 in direzione sud. Dopo altri 50 metri abbiamo un bivio, dritto penso che si vada a disperdere nelle campagne, mentre invece altro cartello, Sommariva Perno, tappa Pocapaglia, svoltare a sinistra. A differenza di ieri, oggi c'è un sole spettacolare, temperature veramente gradevoli e stiamo esplorando una zona nuova, per cui non riesco a farvi una descrizione dettagliata del percorso, perché andiamo quando si va per esplorare tratti nuovi, si va a guardare, si va per tentativi, si cerca di seguire le indicazioni, si potrebbe però anche sbagliare. Ripeteremo poi una documentazione un pochino più approfondita e dettagliata senza dubbio in primavera con tutto quanto fiorito. Ora di partenza precisa 14:30. Troviamo ancora la ripetizione del cartello, Sommariva Perno, Pocapaglia, e procediamo in direzione sud. Cartello S1 indica a destra, anche se le precedenti indicazioni davano diritto, ma noi seguiamo S1 sulla destra. Dopo neanche 5 minuti di salita in mezzo al bosco, purtroppo non siamo sicuri se la direzione è quella, perché c'erano due cartelli prima contraddittori, uno che indicava dritto, l'altro a destra. Sommariva Perno dritto e poi subito dopo S1 a destra. Non sappiamo, noi abbiamo preso a destra, ma non sappiamo se la direzione è giusta. In ogni caso scopriamo un'enorme altalena, guardate che bella, appesa con delle corde a un albero. Spettacolo, guardate che roba. Direi che questa senza dubbio da collaudare subito. Guarda che lingua, è tutta fuori. Dove beviamo? Bene ragazzi, allora adesso dopo aver collaudato e provato questa splendida altalena, tra l'altro anche molto veloce perché ha le corde lunghissime, non riusciamo però a capire esattamente dove continua il sentiero, perché noi abbiamo preso il bivio di destra, quello che segnava appunto S1,
Adesso però il punto è che in questa pur splendida zona, perché è una zona splendida, guardate intorno a me, dietro di me che meraviglia, praticamente siamo su una specie di altipiano, qua c'è una conca che scende leggermente giù, tutto intorno il paesaggio si presenta in questo modo, è già bellissimo adesso in pieno inverno tutto secco, figuriamoci prossima primavera, sarà un qualcosa di allucinante. Ebbene, però qua il punto è che il sentiero appunto pare che cammina, smettila, sembra che si perda perché non vedo più un proseguo. Facciamo ancora una rapida ispezione qua in loco, se non troviamo sbocchi torniamo indietro e prendiamo praticamente dalla parte opposta, cioè quella dritta. 30 metri dopo quell'altalena lì sistemata sulle due lunghe corde troviamo questa piattaforma, ma non sappiamo assolutamente che craspita sia questo. In realtà vediamo anche della legna tagliata e raccolta a gruppi. Qui vediamo questa piattaforma in legno, vediamo anche una specie di canestro, no? Cos'è sta roba qua? Bah, sembra una specie di roba da centrare con la palla, boh. Va a sapere. In ogni caso qua non continua l'S1, niente da fare. Bisogna cambiare direzione, eh? Anzi, tornare da dove siamo venuti e provare a prendere su Mariva Perno. Camilla, puoi venire? Vieni Camilla, dai. Belle le rocche, eh? Mm? Belle le rocche. Comunque insomma arriva su di qua, vero? Sì. Pare di sì. Ho la netta sensazione che qua sulla sinistra ci sia uno splendido punto panoramico. Andiamo a curiosare. Infatti, guardate che roba. Uno strapiombo. Questo fa impressione. Guardate che roba. Allucinante. Qua andrà giù per non so quante centinaia di metri, ma è una cosa pazzesca. Villa! Splendido, bellissimo. Villa! Camilla! Qua sulla destra troviamo un'altra di queste incastellature qua, che sembra un grosso dondolo. Vediamo un po' che cos'è questo. Che divertente! Ma va, che roba! È un dondolo, sì! Sembra che siamo arrivati al parco dei divertimenti. Guardate che scorcio panoramico splendido sulle rocche. Proseguendo sul sentiero troviamo un punto panoramico dietro l'altro. Guardate che meraviglia, un altro scorcio su un praticamente un precipizio, vedete che roba, un profondissimo vallone, le rocche sulla nostra sinistra e in lontananza un panorama mozzafiato, reso poi ancora più bello dalla giornata di oggi che è spettacolare. Continuiamo per questo sentiero, che sarebbe la parte dritta dal bivio sotto che avevamo visto, dove poi abbiamo girato a destra seguendo S1, in realtà non portava da nessuna parte, la direzione giusta è questa, quindi quando arrivate a quel punto lì non seguite l'S1 a destra che trae in inganno, ma dovete proseguire giù dritto. Abbiamo poi incontrato un signore, che è questo che vedete qua davanti, che ci ha confermato che la direzione è quella giusta che porta a Sommariva Perno. Arrivati a questo bivio abbiamo una strada che scende sulla destra, invece il cartello Sommariva Perno indica di tenere la sinistra in leggera salita, e continuiamo questo splendido percorso panoramico, veramente super panoramico, guardate che meraviglia
Vediamo in lontananza anche il castello di Baldissero, sempre con il precipizio sulla nostra sinistra. Abbiamo parecchi pini marittimi qua, è un sentiero spettacolare a dir poco. Ecco, troviamo il cartello S1 qua, mentre invece sotto c'era S1 a destra. E traeva in inganno sotto. Ma chi ha la parda due, da Sumariva o da Balzè? Se Balzemi. No, lo so, però è il cammino che va a Sumariva. Voilà, per fare quattro passi, via. Hai visto il signore 93 anni come in forma, eh? È vero o no? Questo signore qui ha 93 anni e fa dei chilometri e chilometri qua su questi sentieri in salita e discesa. Sentite questo signore che canta. Questo signore l'abbiamo incrociato per il sentiero, simpaticissimo, ci ha dato due indicazioni. Adesso siamo arrivati a un bivio. Lo sentite? Noi seguiamo la direzione principale verso Sommariva, mentre lui ha preso un sentiero a destra. Simpatico, vero quel signore? Sì. Sono partito con l'idea di fare una documentazione di questo percorso, però come sempre succede, avrete notato, quando si fa zona nuova, quando si esplorano tratti di sentiero e zone mai viste prima, ci sta anche sbagliare sentiero, perché magari un cartello, un'indicazione messa in modo non molto chiara, può trarre in inganno, ed è quello che è successo prima a noi. Di conseguenza prendetela un po' così, con filosofia, non è proprio una vera documentazione, è più un volere esplorare insieme a voi un qualcosa di nuovo, una zona nuova, e condividere con voi tutto quello che incontriamo per la strada. Come già anticipato prima, mi riserverò poi di fare magari in primavera una documentazione vera e propria, però conoscendo già il percorso, per cui dandovi proprio le precise indicazioni, molto più precise di adesso, di che direzioni prendere, quale sentiero e soprattutto di non sbagliare, insomma, non fare confusione e non sbagliare la direzione. Nel frattempo adesso qua il sentiero prosegue in discesa. Questo pezzo di sentiero, soprattutto la parte che abbiamo appena fatto, allora qua adesso siamo di nuovo leggermente in basso, ma la parte sopra, quella in alto, quella con la vista sulle rocche, su tutto il paesaggio splendido del Roero sulla nostra sinistra, mi ricordava un pochettino le Alpi Ligure. Sarà forse per la fortissima presenza di pini marittimi che abbiamo visto durante il percorso, dava quella sensazione di marittimo. C'era quasi da aspettarsi sulla sinistra ogni momento la comparsa del mare, che ovviamente qua non c'è, o meglio, c'era milioni di anni fa. Mancano 15 minuti a Sommariva Perno. Tutto d'un tratto il sentiero si fa, direi, sabbioso, come potete aver visto, che sta a dimostrare per l'ennesima volta che qua milioni di anni fa c'era il mare, e si apre un panorama completamente nuovo. Siamo adesso a pochi minuti da Sommariva Perno. Ma manco visto io sto cane. Ah, sei bello tu, eh? Sì? Ah, che carino, eh? Fai la guardia? Sì, eh? Ed eccoci arrivati a Sommariva Perno, per la precisione località Maunera. Camilla, qua adesso arriviamo sulla strada, sulla provinciale, quindi dobbiamo legarci, Dopo aver svoltato a destra, ci troviamo a un certo punto, proseguendo sulla strada asfaltata sulla destra, il Roero Park Hotel 4 stelle. Proseguiamo sullo stradone principale di Sommariva e arriviamo alla località Piano.
Bene ragazzi, dopo una rapida ispezione per Sommariva Perno, riprendiamo il tratto dell'S1 in direzione di nuovo Val di Serro d'Alba, da cui siamo partiti. Purtroppo non siamo riusciti a capire di preciso da dove parte esattamente l'S1 da Sommariva in direzione Pocapaglia, perché va a confondersi con un secondo sentiero molto importante del Roero, che sarebbe l'S2, e ci riserveremo di fare il tratto Sommariva Perno Pocapaglia alla prossima occasione. Proseguiamo in direzione Baldissero, di nuovo su questo splendido sentiero tutto fatto a sali, scendi e curve a bordo delle rocche. Bellissimo, merita veramente. Bene ragazzi, siamo arrivati a destinazione, siamo arrivati al punto di partenza, e cioè Val di Serro d'Alba. Potete notare queste splendide immagini, siamo praticamente all'ora blu, quella che in fotografia viene definita l'ora blu, e cioè l'ora del crepuscolo. Abbiamo già le illuminazioni accese delle vie. Questa è la piazza principale di Val di Serro d'Alba. Guardate che carina, si è fulminata proprio adesso una lampadina di un lampione, se avete notato. Ok, spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, anche se voleva essere una documentazione di un tratto dell'S1 precisa, in realtà essendo la prima volta che ci andiamo abbiamo cercato di esplorare, abbiamo sbagliato direzione un paio di volte. In ogni caso vi rimando al prossimo video, magari di una stagione un pochino più bella come dicevamo prima, dove documenteremo più dettagliatamente e con maggior precisione il tratto di S1 da Val di Serro d'Alba a Sommariva Perno, e con questo vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi!